Ciao ragazze, oggi ci troviamo qui insieme per parlare dei miei prodotti con il buco, quelli che sto riuscendo a consumare e a finire. E per il momento ne ho solo tre, nonché non ho chissà quanta roba in uso aperta perché cerco sempre di limitare i prodotti per non accumularli. E allora iniziamo con il fondotinta minerale di Sephora, il compatto, e questo che io ho nel colore di 25, sì, Moyen Medium 25, che dovrebbe essere il colore più chiaro di quelli più sul giallo. Come vedete è praticamente quasi finito, infatti non riesco più a prelevarlo e non lo sto usando più. Andrà dritto nei prodotti finiti, a meno che non riesco a sporticare questi la parte esterna e usarlo un po' così in polvere libera, ecco. E l'ho sostituito adesso con così per provarlo con il compatto di Bare Mineral, ma lo sto già usando da un po', da più o meno dopo Natale in realtà. Ma onestamente tra i due preferisco questo. E intanto, vabbè, il colore. Adesso proverò a farvi vedere qualcosa, ma non si vede perché è praticamente il mio colore. È perfetto in pratica. Poi ha una copertura davvero alta e siccome ho diversi brufoli e macchie, di vecchi brufoli, diciamo che me li copre piuttosto bene. In più l'ho usato tutta l'estate scorsa, fino a inverno, insomma, finché non è arrivato a questo punto. E mi piace perché comunque mi mantiene la pelle opacizzata. Non dico tutto il giorno, ma mezza giornata rimane perfetto. È un buon prodotto, sicuramente lo ricomprerò perché sto vedendo in giro vari prodotti in polvere con buon inci o comunque con biologici, ma senza talco non ce ne sono tanti. Il talco tende ad evidenziare un po' le rughette e cerco di evitarlo, insomma, perché ho diversi prodotti tra cui anche la famosa cipria traslucida di neve che vi ho fatto vedere nel precedente video di cui poi vi parlerò in un video specifico. Quindi comunque è un buon prodotto, mi ci sono trovata bene e sicuramente lo riprenderò perché insomma mi è piaciuto. Allora, passiamo ora a questo prodotto che è il trio di Benecos, il Fall in Love, che era uscito forse un anno e mezzo fa, 2 anni fa. Questo prodotto, come hanno detto in tante, tantissime, è molto molto polveroso, però la parte polverosa effettivamente è l'illuminante centrale, infatti è la parte che è praticamente più che altro consumata. E è un buon prodotto, però chiaramente ecco, si consuma molto molto in fretta. Sto cercando di finirlo. Questa parte luminosa è molto luminosa. Io beh, finché riuscivo a prelevare tutto insieme lo usavo misto, insomma. Adesso uso o la parte più rosa o la parte più malva. E carino, i prodotti, questi blush di Benecos, beh, ho solo questo e un altro, il Toasted Toffee. Diciamo che la durata è media, qualche oretta sì, ma non mi aspetto chissà che cosa. Se li metto sopra dei fondi siliconici a lunga tenuta, a lunga durata, sicuramente la durata aumenta, però se voglio mantenermi sul naturale e sui prodotti naturali, chiaramente qualche oretta e poi niente, cominciano a svanire. Però per un uso così quotidiano vanno più che altro bene. Non credo che lo ricomprerò quando riuscirò a finirlo, perché in ogni caso la parte luminosa non mi piace tantissimo. Io l'ho comprato su internet, non l'avevo visto dal vivo, sinceramente non
Sì, c'è chi lo ama e poi chi invece dice polveroso, non mi piace. Io faccio parte di questa seconda parte, perché, anche perché preferisco più che altro i prodotti opachi, ecco. Poi passiamo a quest'ultimo prodotto, che è il correttore di Avril Anti-Cerne. E questo è il Nude. È il secondo, sono tre colori e questo è quello meglio. L'avevo preso appositamente per le occhiaie, ma alla fine mi sono ritrovata ad utilizzarlo per le macchie da brufolo che ho sul viso, perché è perfetto, come colore ci sta. Temevo di aver sbagliato prendendo il colore di mezzo, perché ho una pelle molto molto chiara, quindi, e non ho delle occhiaie chissà quanto vistose. Perciò pensavo all'inizio di aver sbagliato colore, invece no, il colore è giusto. È solo che appena lo metto, con o senza cipria, a settarlo, niente, mi evidenzia tantissimo le rughette che ho sotto gli occhi. E no, sì, porto gli occhiali, perciò alla fine viene un po' nascosto, ma se provo a togliere gli occhiali si nota proprio questa strisciata di come polvere, ecco. E perciò mi ritrovo a usarlo per le macchie dei brufoli o addirittura con una spugnetta, la blender classica, insomma, per applicare prodotti sul viso, quella bagnata, picchiettando su tutto il viso, insomma, lo uso anche come copertura leggera, insomma, come base leggera. Fa il suo dovere, mi piace, cioè il suo dovere. Gli faccio fare questo suo dovere e così, insomma, lo terminerò così, ecco. Sicuramente il fatto che sia bio lo rende un buon prodotto, però, ripeto, io per il contorno occhi non riesco ad utilizzarlo. Inizialmente mi sembrava un po' pesantuccio, ora ce l'ho da diversi mesi, probabilmente è anche passato il PAO. Che non mi ricordo, no, non c'è scritto qui. Comunque ce l'ho da un anno, no, qualche mese no, un annetto ce l'ho. E l'odore è sempre quello, insomma, non è ancora buono, si può utilizzare. Lo finirò, ma anche questo non lo ricomprerò sicuramente. Sono ancora alla ricerca del correttore perfetto, soprattutto per gli occhi, per le occhiaie, perché non. Quelli che ho provato mi evidenziano le rughette, ecco, quindi se ditemi come vi trovate voi con questi prodotti o se avete qualche consiglio. E niente, per il momento questi sono i miei prodotti bucati, che spero di finire. Beh, questo qua ormai sì, abbiamo detto, andrà direttamente nei finiti. Questi due cercherò di terminarli il prima possibile, così posso far circolare un po' di prodotti iniziati, quei pochi che ho, insomma. Perfetto, allora ci sentiamo prossimamente. Ciao ciao!